Ciao a tutti da Piero, oggi vi farò vedere come installare la telemetria sulla Micro PX 4. Qui abbiamo il ground module, che è quello che collegheremo al nostro smartphone o tablet, e l'air module, che è quello che andremo ad installare e cablare sulla Micro PX 4. Il necessario sarà un connettore a 4 pin JST da 1 mm, una tronchese, lo stagno, mi raccomando che sia buono, e il saldatore. Se avete questa telemetria, la prima cosa che dovete fare è rimuovere il case in modo da raggiungere le piste dove andremo a saldare i vari connettori. Quello che ci servirà sarà il ground, il VCC, TX e RX, per cui tagliate a misura il cavo e spellate i fili in modo da saldarli. Il pinout corretto è il nero, lo metteremo sul ground, sul GND. Poi il rosso lo andremo a saldare sul VCC, che sono i 5 volt. Il giallo, l'RX della Micro PX, lo andiamo a installare sul TX della telemetria, e così il TX del Micro PX, della Micro PX 4 sull'RX della telemetria. Se per caso, una volta completata l'installazione, vedrete che la telemetria non riesce a comunicare con il programma Tower, non dovete fare altro che invertire, non a livello saldatura, ma fatelo più semplicemente a livello connettore. Dovrete reinvertire il cavo TX con il cavo RX. Una volta saldato il connettore, collegate la telemetria con il cavo ground nero verso sinistra sulla porta TLM1. Ora prendete il ground station, il cavo OTG e il vostro smartphone o tablet, ovviamente che deve essere compatibile OTG, altrimenti non funzionerà. Collegate la batteria. Vedrete che sulla telemetria si accenderà sia il LED verde che quel rosso, che vuol dire che sta comunicando. Installate i 3DR Service e Tower sul vostro tablet. Collegate il cavo OTG con il ground station e avviate Tower. A questo punto collegatelo con in USB alla velocità 55.600, premete il tasto connect. Se volete fare una prova, cliccate su arma, scorrete il dito e sentirete la voce. Tramite questa applicazione potete fare tutto. Qui vedrete il resoconto dei satelliti, con un HDOP 1.6, 6 satelliti, calcolate che sto all'interno di casa. Potete fare veramente tutto con questa applicazione, anche il follow me che vi ho mostrato in un video precedente. A questo punto è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial, sempre sulla Micro PX 4. Ciao a tutti da Piero.